A febbraio ho preso una decisione che mi ha completamente cambiato la vita. Ho deciso di lasciare la città in cui sono nato e sono cresciuto, ovvero Milano, per trasferirmi all'estero. E oggi voglio parlarvi dei motivi per cui ho preso questa scelta. Mi sono trasferito fuori da Milano in questa città ormai da già 3 mesi e devo dire, prima di muovermi ovviamente mi sono chiesto molte volte quali erano le motivazioni alla base del fatto che volessi uscire dall'Italia, vivere in un paese estero, e credo che quando abbiate saputo della notizia che mi trasferivo ve lo siete chiesto anche voi. Questi 3 mesi sono stati veramente molto introspettivi, ho cercato di capire molte cose riguardo la mia vita, riguardo le mie passioni, riguardo il mio lavoro, riguardo l'Italia, riguardo il paese in cui sto vivendo, e mi sono chiesto molte volte perché. Ora che abbiamo riniziato con il format di Shape Your Future, in cui andiamo in giro per le università a parlare delle nostre carriere universitarie, delle nostre esperienze lavorative, una domanda che faccio spesso e su cui mi focalizzo molto è proprio perché. Perché fate quello che fate? Per cosa lo fate? E quali sono le motivazioni, i valori che vi spingono all'azione? Non solo nel lavoro o nella carriera che state perseguendo, ma nella vostra vita di tutti i giorni. Prima di parlarvi delle mie motivazioni, ci tengo a introdurvi un modello che per me è stato rivoluzionario nel mio modo di pensare, che è quello del Golden Circle di Simon Sinek. Sostanzialmente è composto da 3 cerchi. Quello più esterno rappresenta il cosa, ed è ciò che la maggior parte o quasi la totalità delle aziende sa. Ad esempio Apple o qualsiasi altra azienda di computer produce appunto hardware o software. Nel cerchio intermedio c'è il how, ovvero il come, ed è quello che noi chiamiamo differenziazione, ovvero come produciamo quei computer. Apple lo produce con un design semplice, user friendly, facile da usare, alta tecnologia, alta qualità. E al centro, nel cuore di questo modello, c'è il cosiddetto why, cioè il perché, composto dalla minoranza delle aziende. Quindi molte aziende comunicano dall'esterno verso l'interno, quindi partono dal cosa fanno, computer, come lo fanno, con un design fantastico, facile da usare. Semplicemente è difficile, no? Fidarsi in un mercato così grosso, con un sacco di competitor, di alcune affermazioni che dicono che i loro prodotti sono i migliori. Ognuno parla del fatto che i propri prodotti sono i migliori. Semplicemente non ci fidiamo perché non conosciamo quella specifica azienda, non conosciamo quello specifico brand. Quindi come hanno fatto certe aziende leader nel settore, così come molti leader storici, a attirare la gente e fargli credere che veramente il loro prodotto è il migliore. Le grandi aziende che sono state leader del loro settore e i grandi leader politici delle rivoluzioni, tutte le persone che in generale hanno avuto dei seguaci, partivano al contrario. Cioè lo storytelling non parte dall'esterno del cerchio, quindi partendo dal cosa e arrivava poi al perché, ma faceva il processo inverso, cioè partiva dal perché e dopodiché, solamente quando questo perché era chiaro e cristallino, si capiva come seguire quella motivazione e alla fine che cosa fare per perseguirla. E questa cosa è stata rivoluzionaria nel mio modo di pensare la vita, perché non si applica solamente alle aziende, ma si applica anche a noi stessi, alla nostra carriera, al nostro futuro, alle motivazioni che ci spingono all'azione. Tra l'altro Simon Sinek spiega che come questa cosa non derivi neanche dalla psicologia, ma derivi direttamente dalla biologia. Il nostro cervello è composto da 3 parti. La parte più antica è quella della parte rettiliana, quindi quella dell'istinto, che agisce ancora prima che noi pensiamo. Dopodiché c'è il sistema limbico, che si occupa della parte della relazione con gli altri, delle emozioni. E l'80% delle nostre decisioni giornaliere vengono fatte proprio dalle emozioni, non dalla razionalità. E poi c'è la neocortese, cioè quella più esterna, quella più evoluta, che ci permette di comprendere problemi complessi, logici, problem solving, matematica, cose che tutti i giorni facciamo ma che non ci spingono all'azione. L'azione viene spinta dalle emozioni. Ed è per questo che è importante non dire alle persone perché devono comprare un determinato prodotto sulla base delle performance, sulla base dei dati, sulla base delle statistiche, ma devono comprare un prodotto perché vogliono sposare la missione e le motivazioni delle aziende o delle altre persone. È per questo che alcuni leader politici, anche se a livello di statistiche, di numeri, non sono stati iper performanti nella loro vita, vengono seguiti molto, perché sanno parlare alle emozioni, al sistema limbico delle persone e a quello che muove veramente all'azione, ovvero l'impulso, la pancia. E questo non per dire che dobbiamo puntare sempre sulle decisioni razionali, sempre sulle emozioni, sulle emotività, sulla rabbia, ma questo è per dire che noi come esseri umani siamo composti da tanto, sia dalla parte razionale, sia dalla parte emotiva, sia dalla parte sociale e dalle relazioni con gli altri. In un mondo che cambia costantemente è difficile
capire a lungo termine che cosa si vuole fare. Perché un sacco di lavori che prima esistevano adesso non esistono più, o almeno sono gli stessi lavori ma sono cambiati profondamente, e l'intelligenza artificiale ci sta mettendo in guardia su questa cosa, su come moltissimi lavori che prima erano totalmente normali ormai sono obsoleti e bisogna rinnovarsi, cambiare quello che si sta facendo. E se pensate a questo Golden Circle, se si parte sempre dalle motivazioni del perché si vuole fare qualcosa, non sarà più importante così tanto che cosa si fa o come lo si fa. Perché anche se il mondo cambierà e ci permetterà di fare cose totalmente diverse, perché molte cose verranno automatizzate, se noi partiamo dai nostri perché, sappiamo poi di conseguenza come farlo e cosa fare per raggiungere lo stesso scopo. E quindi non perdiamo quella nostra parte di identità che ci definisce tramite il lavoro. Semplicemente facciamo cose diverse, ma sempre per le stesse motivazioni e per lo stesso scopo, partendo dallo stesso perché, rimanendo saldi ai propri valori. E in questo modo un mondo che cambia ci permette di essere sempre adatti a questo mondo in costante cambiamento e ci permette di essere coerenti con noi stessi, anche se il nostro lavoro sarà diverso. Quindi la parte più interna del cerchio deve essere la nostra guida, la nostra bussola, che anche nei momenti di buio ci permette di orientarci e capire lo scopo e le motivazioni alla base del nostro agire, e di conseguenza anche le motivazioni alla base della nostra vita. Voglio che sia chiara una cosa: io non ho la risposta universale a questa domanda, perché ognuno di noi ha delle vite diverse, dei percorsi diversi, una personalità diversa, è nato in condizioni diverse. Quindi è importante capire che ognuno innanzitutto deve chiarirsi il proprio perché. Può essere i soldi, il successo, la fama, può essere il sorriso delle persone che stanno accanto a te, lo stare con i propri familiari, con i propri amici. L'importante è discernere in maniera chiara e nitida cosa è un fine e cosa è un mezzo. Perché per molte persone i soldi possono essere il fine, per molti possono essere il mezzo. Dovete capire qual è la vostra felicità. Quello che voglio rendere chiaro è che io non ho risposte. Io cerco con questi video semplicemente di darvi le giuste domande, che è una cosa molto più importante. Dopo questa doverosa premessa, voglio ufficialmente darvi il benvenuto in questa nuova serie, ovvero Vida Nova. È un progetto a cui tengo molto e il mio intento è quello di cercare di indagare i perché delle persone che si sono trasferite qua, delle persone che sono accanto a me, e di capire le loro motivazioni alla base di quello che stanno facendo. Non si tratta di dare delle risposte, si tratta di capire come possono essere simili dei percorsi di persone che sono simili a noi, o di come possono essere anche distanti da quello che vogliamo fare, in modo tale da avvicinarsi passo per passo ai propri perché, alle proprie motivazioni. Voglio che Vida Nova sia come una raccolta di motivazioni da cui si può prendere spunto e si può trarre ispirazione per la propria vita. Ora, come primo episodio mi sembra doveroso dare inizialmente i miei perché e spiegarvi le motivazioni alla base per cui ho deciso di trasferirmi qua. E ormai ve lo posso dire, qua a Lisbona, in Portogallo. Ovviamente io non credo che sia un mondo fatto solo di luce o solo di ombra. Le motivazioni alla base dell'agire possono essere diverse, quindi non esiste un solo unico perché. Esistono tantissimi perché che compongono magari una motivazione più ampia, ed è stato lo stesso per me, cioè mi sono trasferito qua a Lisbona per diversi motivi. Ora ve le elenco, ma non sono in ordine di importanza. La prima è quella proprio del luogo in cui mi sono trasferito, Lisbona, che è un luogo che avevo già conosciuto, perché ero venuto qua a trovare il mio amico Bernardo, che avevo conosciuto in Cile, e è un posto veramente molto più tranquillo, in cui la vita è molto più lenta, in cui si vive uno stile di vita molto più rilassato, che è un po' il contrario di quello che si vive a Milano, una città molto frenetica, con gente sempre di fretta, un ambiente molto lavorativo, che sicuramente ha i suoi pro e i suoi contro, proprio per questo aspetto, ma che in questo momento della mia vita non era adatto a quello che volevo ricercare. E quindi la prima cosa è sicuramente quella di essere più tranquillo e di vivere uno stile di vita più lento. E il che mi porta alla seconda motivazione, ovvero a quella della lucidità e della comprensione della mia vita da un punto di vista più ampio. E per farvelo capire voglio utilizzare una metafora che faccio spesso, che è quella del mosaico. Quando noi stiamo costruendo la nostra vita, soprattutto a scuola, all'università, stiamo mettendo le basi per un grosso mosaico e stiamo mettendo tesserina dopo tesserina per costruire appunto il nostro progetto di vita. Però nel momento in cui tu sei vicino a questa tela bianca e stai mettendo una tesserina di fianco all'altra, sicuramente vedi il dettaglio delle cose, ma fai fatica a vedere il disegno più grande, e quindi hai bisogno di allontanarti dal progetto che stai seguendo, dalla tua vita,
e da questo mosaico, e solo da lontano un mosaico prende un significato, no? E in questo momento avevo bisogno appunto di allontanarmi dalle cose che facevo quotidianamente, dai miei progetti, dalla mia routine, per capire quali erano veramente le mie priorità, quali erano le cose che mi andavano bene e quali no. E quando ho visto il disegno nella sua forma più ampia, ho capito che c'erano delle cose da ristrutturare, c'erano delle tesserine da togliere, alcune da rimettere, alcune da spostare da un'altra parte, e devo dire che mi ha aiutato molto. Fino a quando sei immerso nelle tue cose da fare, nei tuoi progetti, nella tua routine quotidiana, è complesso portare una ristrutturazione nella tua vita. Serve appunto allontanarsi da queste dinamiche, e spostarsi in un altro paese è sicuramente un privilegio, però qualcosa che se puoi fare veramente ti aiuta a capire quali sono le cose veramente importanti per te. Il terzo punto è strettamente legato al mio lavoro ed è quello di capire se effettivamente potevo vivere una vita in remote working, e perché ho sempre desiderato spostarmi all'estero anche per lavoro. Il mio lavoro mi permette di farlo, di lavorare un po' da dove voglio, però fino a quando non entri nelle dinamiche, non entri nel merito e non fai veramente pratica sotto questa cosa, non puoi sapere se effettivamente sarà qualcosa che ti creerà delle problematiche, anche se te le creerà, quali tipo di soluzioni puoi attuare. E a un certo punto serve staccarsi dalla teoria, dai progetti, dai libri, dai sogni, e serve mettere le mani in pasta e capire effettivamente la vita poi a che cosa ti porta. E mi ero fatto mille progetti, mille previsioni su quello che sarebbe stato vivere all'estero, ma fino a quando non mi sono spostato e ho capito che ci sono cose che devo fare in presenza, non sapevo quali dinamiche avrei affrontato. Devo dire, in questi mesi sono tornato diverse volte a Milano e ho capito quanto grava banalmente sulle mie finanze, ma anche quanto grava sul mio impatto lavorativo, sulla mia efficienza, su quanto energie devo spendere nello spostarmi, su quanto vorrei costruirmi una routine, vorrei costruirmi qualcosa di stabile nella città in cui vivo, però a volte viene interrotta troppo spesso dal mio dover tornare a Milano per questioni lavorative. E quindi anche questa è una cosa che sto imparando e voglio tirare delle somme più precise tra qualche mese, e sicuramente le condividerò con voi perché spero che possano esservi utili. E poi un'altra ragione che è strettamente funzionale è quella finanziaria, economica. Cioè, Lisbona è sicuramente una città più economica, Milano sta attraversando una fase di inflazione veramente importante in cui il costo della vita si è alzato tantissimo, ormai è difficile andare fuori a cena e spendere meno di 25 euro, qua si mangia tranquillissimamente con anche 7-8 euro se sai i posti giusti in cui andare, e volevo viverlo sulla mia pelle, sicuramente anche tenermi delle risorse finanziarie da reinvestire nei miei progetti, e quindi questa è un'altra cosa che sicuramente mi avvantaggia qua a Lisbona. Ci sarà comunque un video più dettagliato sul costo della vita, sullo stile di vita, su che cosa offre Lisbona a livello di servizi, su quello che c'è da fare attorno a Lisbona, quindi mi raccomando iscrivetevi e seguite la serie se siete interessati a questo aspetto, perché ci sono tanti pro a Lisbona, anche tanti contro nel mondo del lavoro, e ne voglio parlare in maniera più dettagliata in un video dedicato, così se avete il sogno di trasferirvi e il Portogallo può essere per voi un'opzione, capite veramente se ne vale la pena o no. Un inciso su questo: molti mi hanno chiesto, ti sei trasferito per le tasse? No, non mi sono trasferito per le tasse, perché in realtà tutto il mio lavoro è ancora a Milano, quindi l'azienda, la società è ancora a Milano, pago le tasse in Italia e tutto. Ci sono sempre dei compromessi, che sia le tasse, sia stare lontano dai propri affetti, che sia stare lontano dal cibo con cui si è cresciuti. Ci sono tantissime cose che bisogna mettere in conto, e non esiste il paese perfetto per trasferirsi, secondo me. Esiste quello che è adatto alle nostre priorità e alle nostre esigenze. C'è un concetto che ho letto recentemente e voglio esporvelo anche a voi per chiedervi cosa ne pensate, ed è il concetto delle due vite. Ognuno di noi viene calato in una vita che non si sceglie. Nasciamo in un paese che è più o meno sviluppato, nasciamo in un contesto sociale più o meno ricco, nasciamo attorno a delle persone che più o meno ci vanno bene, riceviamo un'educazione che non scegliamo, e questa è sicuramente la prima vita che ognuno di noi vive. A un certo punto però bisogna capire se prendersi o no la responsabilità del cambiamento, per seguire i propri ideali, costruirsi una vita diversa da quella in cui si è nati. E questo è quando inizia la propria seconda vita. Inizia quindi un momento in cui accettiamo di prenderci il peso e la responsabilità del cambiamento. E questo è un processo sicuramente pieno di nodi da sciogliere, di ostacoli e di difficoltà. Perché di fatto si tratta del accettare alcune cose della propria identità, e alcune cose invece vengono totalmente rifiutate e non fanno più parte di noi. E in questo processo difficile di accettazione e rifiuto delle mille sfaccettature della propria identità, bisogna sempre rimanere ancorati ai propri perché,
e chiedersi costantemente le motivazioni alla base per cui stiamo facendo quello che stiamo facendo. Perché solo in questo modo rimarremo coerenti con noi stessi e vivremo per uno scopo, sapendo veramente dare un significato alla nostra vita. Ma anche in realtà un ultimo motivo, che forse è uno dei più importanti in realtà per cui mi sono trasferito qua, che è per stare con Robin, uno dei miei migliori amici che ho conosciuto in exchange, e si è trasferito anche lui qua. E avere la possibilità di potersi trasferire semplicemente per stare con le persone a cui vogliamo bene e ci sono care è una delle più grandi ricchezze che mi ha dato la mia vita e il mio lavoro, ma ne voglio parlare in maniera più approfondita nel prossimo video di Vida Nova.